Ciao ragazzi, questo è un video un po' particolare perché vi do alcuni aggiornamenti. Ci sono stati dei cambi di programma, diciamo, in quello che voglio fare all'interno di YouTube e quali sarà il futuro, diciamo, di questo canale. So che ho fatto già un video update quando, appunto, diciamo, creai gli altri canali. I più attenti di voi avranno notato che il canale, quello che doveva essere poi quello principale, è cambiato un po'. E infatti voglio, diciamo, spiegare perché e cosa sta succedendo. Essenzialmente sto cambiando rotta, nel senso che realizzare gameplay non mi soddisfa più come un tempo, non perché io non voglio più giocare ai videogiochi, non perché non mi appassioni più, eccetera, eccetera, perché non è quello il motivo, quanto io non trovi soddisfazione nel realizzare quel tipo di contenuto lì. Non perché non sia un contenuto valido, non perché non meriti, eccetera, eccetera, insomma, sapete cosa ne penso. Ma principalmente è una roba mia che voglio fare altro, voglio realizzare altri tipi di contenuti e non posso stare costantemente dietro a una cadenza di video giornaliera o 3 video a settimana, 4 video a settimana, eccetera, eccetera, perché poi sto appunto con l'ansia che devo rispettare la programmazione, eccetera, eccetera. È una roba che poi mi sono autoimposto io e quindi ho detto non è fattibile così. Io voglio anche lavorare ad altro e sento la necessità di doverlo fare. Quindi, i gameplay usciranno molto a rilento, nel senso adesso uscirà soltanto Zelda il lunedì e il venerdì. Dopo Zelda, perché è stata l'ultima serie che ho completato di registrare, è molto probabile che non uscirà nulla, a meno che appunto non mi venga la voglia di continuare di registrare altro. Non è che il canale muore, io continuerò a registrare gameplay, ma la cadenza non sarà regolare a volte. Oppure caricherò direttamente soltanto quando avrò concluso di registrare una serie. E quindi, se dopo Zelda non vedete niente, è perché o non ho ancora registrato nulla, o perché sto ancora ultimando la registrazione di un'altra serie. Quindi, semplicemente i gameplay usciranno quando avrò voglia di registrare i gameplay e quando saranno pronti, essenzialmente. Quindi, non avrete più una cadenza regolare come eravate abituati tempo fa, ma non credo che sia un problema, anche perché molti nuovi arrivati neanche sono riusciti a vedere tutti i gameplay, e anche grazie al cazzo, nel senso, non pretendo questo, anche perché ci sono quasi 1000 video, quasi tutti da un'ora ciascuno. È impensabile che uno appena arrivato possa recuperarsi tutta questa roba. Quindi il canale, i contenuti ce li ha, pure che non escono contenuti nuovi, comunque ci sono tanti gameplay, tanti video e tante cose all'interno del canale di cui vado fiero, ne vado soddisfatto e sono contento di aver realizzato. Quindi sto a posto così. Cioè, non sento, non ho rimpianti. Poi come se stessi chiudendo, nel senso, capito? Il canale rimarrà comunque aperto, la produzione continuerà a molto, molto a rilento, ma continuerà. E mi sposterò principalmente a lavorare sul canale Lotus, su quello che è il canale principale, ma tutto un altro genere di video. Perché in realtà questa è un'idea che ho già da un po' d'anni, in realtà non mi è venuta l'altro ieri, non mi è venuta un mese fa, ma è già da un po' che ci penso e che non ho mai avuto poi non so, quasi il coraggio di farlo, perché appunto per i miei problemi di autostima non mi sento all'altezza, eccetera, eccetera. Quindi ho preso un po' di sicurezza e di mistichezza grazie, diciamo, a questa esperienza con Games Experience, che ripeto, continuerà, per poter appunto avere la giusta carica necessaria per realizzare dei video un po' più importanti, un po' più elaborati, ecco, più che importanti. E quindi vorrei in questo canale, nel canale Lotus, quello principale, trattare di un argomento che mi ha sempre appassionato e che voglio divulgare, e perché mi sono reso conto che parlandone poi magari con i miei amici mi appassiona anche parlarne di questa cosa, mi appassiona vedere roba, informarmi, eccetera, eccetera, e quindi ho detto cazzo, lo devo fare perché sento che voglio fare questo ed è giusto provarci. Poi, male che vada, tornerò indietro, insomma, non succede niente, ma appunto
trattare di horror essenzialmente, ma non horror in generale, quanto fenomeni dell'internet, misteri dell'internet, analog horror, roba inerente a spazi liminali, backrooms e anche horror di stampo videoludico. Quindi vorrei trattare questi argomenti qua sul canale principale sotto forma di video analisi, video un po' più argomentati, eccetera eccetera. Quindi non saranno video sulla falsa riga di gameplay o sulla falsa riga di episodi zero o di video parliamone, ma saranno dei video che avranno una post produzione un po' più importante, un editing un po' più importante, eccetera eccetera eccetera. Quindi verranno realizzati naturalmente con più tempo, perché naturalmente tra la raccolta di informazioni, di materiale, di registrazione, di editing, ce ne vuole, poi chi è del mestiere insomma lo sa. E quindi voglio dare questo cambio di rotta al canale che avevo aperto principalmente per realizzare video più elaborati a tema videoludico. Adesso saranno a tema horror. E naturalmente, come avevo già detto nel video di update, non è che pretendo che tutti vengano a seguirmi anche lì, anche perché si tratta di un tema completamente diverso da quello che tratto di solito. E quindi diciamo che ho approfittato della creazione di questo canale per buttarmi e provare a fare una roba del genere. Non ho ancora realizzato niente, sto per ultimare la realizzazione del primo video che uscirà su questo canale. E poi col tempo insomma vedremo come andrà la realizzazione dei video per questo canale, eccetera eccetera. Ho tante idee, tante cose che non vedo l'ora di realizzare e spero che appunto possa andare bene, ma non andare bene nel senso a livello di numeri, ma andare bene per me stesso, rendermi conto che appunto ci ho provato, l'ho fatto, e vedere qualcosa che mi soddisfa appieno. Poi appunto, male che vada, ripeto, se non dovesse soddisfarmi, se non dovesse prendermi, se non dovesse, se dovesse annoiarmi, stancarmi, smetterò, insomma non succede niente. In più appunto, ragazzi, siamo ad aprile, nel senso non si sa mai quello che può succedere, magari il prossimo mese mi riparte la scimmia dei gameplay e mi rimetto a fare gameplay in maniera più regolare, nonostante io continui a lavorare per il canale principale. Non si sa, però comunque io ve lo dico già adesso che non mi focalizzerò principalmente sui gameplay, ma anzi verranno, diciamo, messi in secondo piano per lavorare ad altro. Quindi questo, ragazzi, essenzialmente. Vi dovevo dire questo, così almeno sto tranquillo che io le spiegazioni ve le ho date e non rimanete straniti dal cambiamento radicale che ha avuto il canale principale. E questo, ragazzi. Quindi, poi per quanto concerne le live, ogni tanto starò da Diego, da Hideki, infatti già stiamo lavorando su una sorta di format dedicato ai JRPG e ogni tanto magari farò delle live qui in cui giocherò qualcosa, insomma. Quindi sto ancora aspettando di fare il contratto con, non con Fasto, beh, sicuramente, perché è quella che già ho e dovrei cambiare, perché pago un fottio per avere un cazzo. E quindi niente, ragazzi, mentre per quanto riguarda i progetti che avevamo detto che ci eravamo prefissati entro quest'anno, penso che realizzerò soltanto la serie su quel gioco che ancora non vi voglio spoilerare, che uscirà ad agosto, e la retrospettiva di Silent Hill, che però uscirà sul canale principale, dato che siamo in tema, insomma. Mentre per quanto riguarda Persona 4 Golden e la seconda stagione di SimCity 4, a questo punto non lo so. Non dico che non li realizzerò, però non saranno la mia priorità, insomma, in questo periodo. Poi ripeto, siamo ancora ad aprile, è ancora presto per dirlo, perché magari poi mi riviene la cosa di fare gameplay e magari riesco a riprendere la serie di Persona 4 Golden per tempo, riesco a registrare la seconda stagione di SimCity 4. Può essere tutto come può essere niente. Quindi io ve lo dico,
non riponete troppe aspettative nella cadenza di questo canale, perché appunto diminuiranno i video in maniera abbastanza sostanziale, perché voglio lavorare ad altro in questo periodo. Voglio concentrarmi su quel progetto lì, sul progetto del canale principale, e vedere come va. E soprattutto perché in questo periodo mi soddisfa di più fare quello piuttosto che continuare con i gameplay, che ripeto, non è un contenuto di disdegno, ma in questo momento, in questo periodo, non trovo soddisfazione nel realizzare questo tipo di contenuto. Quindi, appunto, un giorno magari tornerò a realizzare i gameplay con più frequenza, non moriranno i gameplay perché, appunto, ripeto, continuerò a portarli, specialmente determinate saghe come può essere quella di Zelda, quella di Metal Gear Solid, quella di Resident Evil, eccetera, eccetera. Li continuerò naturalmente, ma non ci sarà la programmazione, nel senso, non è che, ah, ok, è finito Zelda, mo già arriverà un episodio zero di qualche altra serie, non è detto. Non è detto che arrivi subito, non è detto che arrivi dopo una settimana, dopo un mese, non si sa, non si sa. Naturalmente vi aggiornerò, perché vi terrò aggiornati, cioè, ma non è che vi abbandono assolutamente. Però sappiate appunto questo, che io sto lavorando ad altri progetti e se volete sostenermi e supportarmi anche sul canale principale, io sarò più che contento assolutamente. Però appunto ripeto, non vi dovete sentire costretti, anche perché se è un argomento che non vi interessa, non seguitemi ragazzi, perché non è inutile per me come è inutile per voi alla fine, principalmente per voi, quindi state tranquilli. Insomma, noi continueremo a sentirci su Discord, su Instagram, poi dovrò reworkare un po' la pagina perché penso di dedicarla principalmente a quella del canale principale, vediamo. Però appunto, i miei contatti ce li avete, se mi volete scrivere qualcosa e ci vogliamo tenere in contatto, insomma, non è che sparisco, non è che me ne vado, ci sono, vi terrò aggiornati sia nei post della community, sia su Instagram che su YouTube, insomma, se devo fare un video, eccetera, eccetera. Quindi state tranquilli, diciamo, è più per dare una spiegazione a questo video piuttosto che chissà fare quale annuncio, insomma, quindi state tranquilli. Che poi in realtà lo sto dicendo a voi, ma non lo dovrei dire più a me stesso, perché sembra che chissà che sto facendo. E niente ragazzi, quindi io spero che la serie di Zelda vi piaccia, noi ci vediamo poi in futuro con altri gameplay, e io nel mentre mi metto a lavorare ad altre cose ragazzi. Quindi chissà, magari ci rivediamo nel canale principale, oppure con altri gameplay. Comunque, io sto qua. Non me ne vado. Ci vediamo ragazzi. Ciao a tutti.